Grandissimi, carissimi, stimatissimi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video. Oggi è domenica 25 agosto 2019, è una splendida giornata di sole, dunque ne approfittiamo per andare ad esplorare il borgo di Ternavasso, un borgo di Poirino, in provincia di Toirino. Pare che sia molto interessante in quanto ci sono tre cose molto belle da vedere: c'è un castello, c'è un bosco e c'è un lago. Ma non vi dico nulla di più, andiamo subito ad esplorare Ternavasso. Buona visione. Ed eccoci arrivati a Ternavasso. Passiamo davanti alla locanda del borgo, ristorante. Il portone d'ingresso del castello era chiuso, gli abbiamo giusto dato una sbirciata. Abbiamo parcheggiato di fronte, praticamente su un piazzalino, su una piazzale erboso fronte castello. Prendiamo l'unica strada percorribile a piedi e vediamo se porta in direzione del famoso lago proprio qui di Ternavasso. Dopo circa 100 metri pare che la strada sia praticamente sbarrata, in realtà ci accorgiamo che qui è volato giù un albero. Si vede proprio in occasione della tempesta, di una delle tempeste che ci sono state poco fa. Proviamo a vedere se si riesce a passare lo stesso. E questa stradina qui poi in teoria dovrebbe essere anche quella che porta al lago, perché noi abbiamo il castello, che è praticamente inaccessibile, quello che avete visto. Abbiamo il borgo, ma abbiamo anche un bosco e anche il lago. Abbiamo superato questo primo ostacolo, vedo già che di fronte a noi abbiamo già altri ostacoli. Ci sono delle barriere. Andiamo a esplorare. Sulla nostra sinistra abbiamo il muro, che si presume sia il muro del parco del castello, che però vediamo che in questo punto è sfondato. Non si capisce bene per quale ragione, o un albero cascato o qualcosa. Vediamo al di là del muro che c'è un maneggio. Intanto sul nostro percorso compaiono mille ostacoli, come potete vedere. Guardate che porcheria qui. Vediamo se riusciamo a evitare gli ostacoli uno ad uno e passarci in mezzo, là, insomma. Ternavasso, Poirino. Ok, qua pare che ci ricolleghiamo con la provinciale da cui siamo provenuti. Suggerirei a questo punto di mantenere la sinistra. Se no torniamo sulla provinciale. Camilla, stai qui, eh? Qui sulla nostra sinistra pare che ci sia un piccolo cimitero, vedo qualche tomba. Sulla nostra destra abbiamo la provinciale e adesso parte una strada sterrata, però carrabile, pare veramente in totale disuso perché non ci sono segni di passaggio recente di mezzi di vario genere, anzi fa anche schifo perché è pieno di pezzi di vetro per terra. E però è l'unica direzione possibile da prendere da qua e in teoria dovrebbe portare al lago. Dopo neanche 10 minuti su questa strada ci troviamo una brutta sorpresa, un cancello chiuso con scritto proprietà privata, il che ci obbliga di fare dietro front. Quindi in definitiva possiamo dire che il castello l'abbiamo visto, o meglio intravisto. Il bosco, beh, qua sulla nostra destra un bosco c'è, quindi potrebbe anche essere quello di cui parlano i siti internet. Quello che manca è il lago, mi chiedo soltanto come facciamo ad arrivarci adesso al lago.
Bene ragazzi, allora visto che la direzione che abbiamo preso prima non porta a nulla, abbiamo cambiato direzione, quindi fronte castello non abbiamo più preso a destra come prima, ma a sinistra direzione opposta, e abbiamo trovato una strada sterrata e siamo arrivati adesso di fronte a un bellissimo ingresso del castello. Questa splendida costruzione che vedete laggiù, non ho ancora capito bene se fa parte del castello, se è un qualcosa di diverso, di più nuovo, perché sembra anche abbastanza recente, guardate. Molto bella, eh? Proseguiamo a seguire i presunti confini della proprietà del castello dalla direzione opposta rispetto a quella dove eravamo prima, sperando di riuscire ad arrivare a qualche destinazione interessante. Nel tratto di prima, camminando lungo le mura del castello, abbiamo trovato due punti, uno ve l'ho fatto vedere, l'altro no, in cui il muro è sfondato, volendo si poteva scavalcare e praticamente entrare. Il problema è che se per caso è proprietà privata, come è probabile che sia, poi magari qualcuno può anche dirti qualcosa. Qui da questo lato qui invece, stranamente, anziché proseguire il classico muraglione di cinta, diciamo, dei castelli, abbiamo una recinzione in ferro. Recinzione in ferro che, a rigor di logica, dovrebbe delimitare anch'essa i confini di questo castello. Mi stavo chiedendo se il famoso lago rimane dentro la proprietà o fuori, perché se è dentro difficilmente lo si riesce a vedere, a meno che non ci sia un punto di accesso al cancello. Se è fuori invece cambia tutto il discorso. Camilla, stai qua, non ti allontanare, eh? Cristo, eh? Qui. Camilla per fortuna ha trovato una pozzangherina con dell'acqua bella fresca e invitante, c'è anche un ruscellino, almeno lei beve. Beh, di sicuro non è il lago di Ternavasso, eh? Poco ma sicuro. Comunque ragazzi, oggi c'è da morire, 31 gradi oggi, eh? 31! Di nuovo queste strane bacche blu. E intanto continuiamo, procediamo su questa strada cercando di scoprire esattamente dove porta. Improvvisamente usciamo dal bosco e ci troviamo sulla nostra sinistra un'immensa distesa di grano turco. Ragazzi, enorme, enorme, enorme. Laggiù in fondo, lontano, 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 intravediamo il paese di Pralormo. Cammini, vieni, dai! Guardate che distesa immensa! Enorme sto campo, enorme! Allora, tornando un attimo a queste bacche misteriose blu, che sembrano dei grossi mirtilli, da queste parti è anche pieno, mia mamma mi ha detto il nome di questa bacca, che naturalmente io non ricordo. Mi ha detto che però a mangiarla così è molto molto acida, però si utilizza per fare un liquore. C'è una piccola deviazione sulla destra dal sentiero principale. Naturalmente, siccome noi siamo molto curiosi, vogliamo subito andare a vedere che cosa c'è. Guarda un po'. Niente meno che il lago di Ternavasso, ragazzi, l'abbiamo scoperto per puro caso, eccolo qua. Ecco qui il lago di Ternavasso, quindi abbiamo anche scoperto che è al di fuori della proprietà, diciamo, al di fuori della proprietà del castello. Guardatelo qui. Adesso Camilla sicuramente incomincerà subito a fare il bagno, a buttarsi dentro,
come succede sempre quando trova un laghetto, un torrente, un fiume. Ed ecco qua, ragazzi, il lago di Ternavasso, che abbiamo cercato prima e che adesso abbiamo trovato per puro caso. Attenzione, puro caso, eh? Eccolo qua. Camilla naturalmente è già in acqua, eh? Lago di Ternavasso. Ed ecco che riprendiamo il sentiero, o meglio la strada, nella direzione di prima, dove sulla destra abbiamo appunto questo bosco, e nascosto dietro questo bosco abbiamo scoperto per caso il lago, sulla sinistra il Gran Turco, e procediamo. Scoperto per puro caso, ragazzi, comunque non è indicato per niente. Per niente, è stata una pura combinazione che mi è venuta in mente l'idea di andare a fare un sopralluogo per quel cenno di sentierino che si spostava dal principale sulla destra, se no non lo vedevamo. In ogni caso noi proseguiamo diritto per vedere esattamente dove porta questo sentiero. Camilla, basta! Cristo, eh! Vedete questo qua nascosto, ragazzi? Questo qui è un ramarro. Bene ragazzi, come potete vedere il sentiero che seguivamo prima in realtà non porta da nessuna meta particolare, va a perdersi in queste enormi distese di prato incolto oppure grano turco, di conseguenza direi che rimane ben poco altro da fare che non dietro fronte. Intanto continuano abbondantissime queste piante con queste bacche blu meravigliose. Ci incamminiamo e prendiamo la strada verso il ritorno. E naturalmente Camilla sulla strada del ritorno ha approfittato per farsi un secondo bagno nel lago. Camilla, vieni, andiamo! Bene ragazzi, anche questa documentazione su Ternavasso volge al termine. Alla fine, facendo un sunto della località, vi dico, siamo andati ad esplorarla perché sono venuto a conoscenza di questo luogo, ho voluto cercare di capire un attimino il castello, il borgo, il bosco e il lago. Allora, vi devo dire onestamente, carino, ma niente di particolare. Se dovete partire da lontano per andare a visitare il borgo di Ternavasso, potete anche lasciare perdere, non c'è nulla di che. Il castello, mi pare di aver capito, che non è visitabile perché è proprietà privata, è carino, ma ce n'è di più belli. Il borgo, sì, sono quattro casupole, ma niente di particolare. Il lago anche, assolutamente non è nulla di che. Decisamente più interessante il lago Spina, che abbiamo già anche documentato lo stesso giorno in cui siamo andati a vedere i tulipani di Pralormo, tra l'altro marci, perché siamo andati a vedere un pochino troppo tardi appunto l'esposizione della Fiera dei Tulipani. Ebbene, il lago Spina decisamente merita di più. Se siete dalle parti di Poirino oppure decidete di fare una documentazione e vedere un lago bello, il lago Spina è decisamente più consigliabile del lago di Ternavasso. In ogni caso siamo contenti di aver visto anche questo luogo. È sempre meglio scoprire e documentare un luogo in più che non un luogo in meno. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto. In caso affermativo, mi raccomando, un bel pollicione verso l'alto, iscrivetevi al canale, ragazzi. Ciao!